Napoli lo vediamo ben disposto, controlla, determinato, gli manca forse Maradona, lo diciamo subito. Guardate Bagni, Bagni reclama perché dice che ha subito un fallo su questa azione che porta la Fiorentina in vantaggio con Di Chiara, sorpreso lo stesso Carella. Comunque il tiro era molto bello, preciso, e forse Di Chiara ha fintato, come si dice, il cross, invece ha tirato nell'angolo preciso, beffando Carella, così si può dire, 1-0. Al 23:20 è il gol di Ferrara. Lo rivediamo, però c'è una velina perché abbiamo appena intravisto, dovrebbe esserci il raddoppio di questo gol. Guardate col rallenti, la Fiorentina è un po' sorpresa, Isen dà la palla a Ferrara che insiste col sinistro, mette dentro, è l'1-1, il pareggio in fondo anche meritato perché il Napoli aveva avuto una reazione consistente. E qui invece c'è il colpo di testa di Bagni, un leone oggi, e la parata di Landucci. Al 28esimo Diaz cross dalla destra, guardatelo, e mancano in due, Baggi troppo in anticipo e Pellegrini arriva in ritardo o forse sbaglia l'appoggio in rete. È l'occasione mancata dalla Fiorentina. E al 30esimo, ecco, questa è veramente un'occasione mancata, Berti dice di no, gli dice di no da traversa. Carella non aveva niente da fare altro che raccogliere il pallone in rete, quindi santa traversa per Carella. Al 42esimo Carella smanaccia, salva alla meglio. Insomma, la Fiorentina, come si può notare, ha disputato in una giornata caldissima un gran primo tempo e Carella ancora mette in angolo. Un gran primo tempo e il Napoli ha sembrato stanco, stanchissimo. Non so cosa sia accaduto, forse i soliti pedardi. Io sono all'interno dello stadio e continuo a vedere questa partita come voi, ed è il gol della Fiorentina, il terzo gol di Diaz. E qui il Napoli reclama perché sostiene che ci sia stato l'azione irregolare nel fuorigioco. Comunque al 26esimo ancora, vedete anche qui è che non è il terzo gol, è al terzo gol loro reclamano, Bagni reclama perché pare che Diaz fosse stato in fuorigioco, noi non l'abbiamo potuto osservare, dal campo ci è sembrato tutto regolare. È il 3-1 ed è il 3-2 con la gente schierata in fondo al campo, vedete? No, noi abbiamo lottato, anche oggi abbiamo recuperato un gol. Poi potevano vincere noi e loro, hanno vinto loro, è andata male, pazienza, noi siamo, abbiamo sempre detto, noi giocatori siamo sempre a testa alta, abbiamo lottato fino in fondo, abbiamo perso questo scudetto, pazienza. Presidente Righetti, la Fiorentina ha salutato il suo pubblico con una delle sue più belle prestazioni di quest'anno, cosa significa dopo il rotolone di una settimana fa? Significa che la squadra finalmente si è espressa al meglio, soprattutto sul piano della volontà, era un debito che avevamo col nostro pubblico ed è un debito che è stato almeno in parte pagato. Come ha detto lei, abbiamo disputato un'ottima partita, forse la più bella di tutto il campionato, abbiamo vinto meritatamente, Napoli ha fatto la sua partita ma noi abbiamo giocato meglio.